La prima volta che ho sentito parlare di Leopoldo Gasparotto è stato nella libreria dell'Angelo a Lecco. Me ne ha parlato il libraio della libreria dell'Angelo, Aroldo Benini, figura importantissima nella città di Lecco per come era capace di aiutare, di seguire, di stimolare i giovani che avevano interessi culturali. Aroldo mi parlò per la prima volta di questo avvocato milanese forte alpinista che aveva fatto prime ascensioni anche nella Grigna, oltre che per tutto l'arco alpino, e che poi era diventato antifascista, comandante militare di Giustizia e Libertà, era stato catturato, era stato portato prima a San Vittore, poi a Fossoli, e ucciso qualche giorno prima della strage di Fossoli, nella quale morirono anche quattro cittadini lecchesi, Franco Minonzio, Antonio Colombo, Luigi Frigerio e Lino Cice. La storia di Leopoldo Gasparotto cominciò ad affascinarmi, ad interessarmi. Poi il secondo incontro è stato un incontro particolare, un incontro sulle rocce, nel senso che ho ripetuto una via di Leopoldo Gasparotto sulla Rozzucone Campelli e poi un'altra sua via in Grigna, sulla Piramide Casati. Vie sempre impegnative, atletiche, che facevano capire che tipo di personaggio poteva essere, che tipo di alpinista poteva essere. Da lì nasce un interesse particolare per questa figura e quindi comincio a fare una ricerca e nella ricerca coinvolgo i due figli di Leopoldo Gasparotto, Giuliano e Pierluigi. Il rapporto diventa un rapporto di collaborazione e direi di amicizia. Aprono gli archivi, molto ricchi, fotografie dell'epoca, materiale alpinistico di Leopoldo, ancora tutto mantenuto in casa. E mi fanno vedere anche il diario di Fossoli. Appena in quel periodo, quando è iniziata la mia ricerca, non era ancora stato stampato il libro che poi verrà pubblicato e che racconta, che spiega il diario di Fossoli. Da questo interesse per la figura di Leopoldo Gasparotto, per la ricerca che faccio, nasce un libro, nasce Leopoldo Gasparotto, alpinista e partigiano, edito da Eupli. In questo libro racconto la sua storia. Comincio a parlare di lui giovane, di tutte le sue salite in montagna, delle salite, prime ripetizioni, apertura di vie nuove, arrampicate sulle Grigne in tutte le Alpi, e addirittura due spedizioni. La prima spedizione nel Caucaso che è appena entrato a far parte, come tutto il resto dell'antica Russia, dell'Unione Sovietica. Siamo nel 29, la rivoluzione russa è avvenuta soltanto 12 anni prima. Gli sono compagni in questa spedizione nel Caucaso Alberto Randero, un personaggio su cui dopo spenderò un paio di parole perché è un personaggio importante, il conte Ugo di Vallepiana, e Rolf Singer, un botanico viennese. La spedizione porta frutti importanti, viene salito il Gülci, l'ultima cima inviolata del Caucaso, una cima molto impegnativa, vengono fatte altre prime salite e in particolare tocca a Leopoldo Gasparotto l'onore della prima discesa con gli sci da sci alpinismo dalla vetta dell'Elbrus. Tornato in Italia, continua a coltivare i suoi interessi alpinistici, soprattutto si sviluppa l'amicizia con Alberto Randero. Anche Alberto Randero è una figura molto importante, un fortissimo atleta, anche lui figlio di una famiglia americana importante, figlio di un collaboratore del presidente Wilson, diplomato in musica e pianoforte al Conservatorio di Firenze e socio del Club Alpino Fiorentino. Insieme progettano di andare a salire il Terzo Polo. Il Terzo Polo è qualcosa di molto ambito dagli alpinisti di quell'epoca. In pratica si tratta di raggiungere il punto più alto che gli altri alpinisti non hanno ancora raggiunto. Il Polo Nord era stato raggiunto, il Polo Sud era stato raggiunto, il Terzo Polo era questa asticella che si alzava sempre di più. E quindi progettano questa spedizione nel Pamir per andare a superare i 7000 metri, ma la spedizione salta,
Alberto Randero in parte con una spedizione tedesca per il Langobard, guidata da Merkel. Durante la spedizione raggiunge quote importanti ed è uno dei più attivi nella salita. Ma al ritorno la nave fa sosta al Cairo. Alberto Randero sale sulla piramide di Cheope e nel salutare una persona che passa ai piedi della piramide, scivola, cade e così muore, forse uno dei più forti alpinisti americani dell'epoca, il grande amico di Leopoldo. Leopoldo è turbato dalla morte di questa figura, figura importante non solo alpinisticamente, ma perché con il suo spessore culturale e i contatti con l'America permette a Leopoldo di cominciare a capire che quello che va raccontando il fascismo sul resto del mondo sono in gran parte frottole e menzogne. In casa si respira già aria antifascista. Luigi Gasparotto, il padre, è stato ministro della guerra, è un avvocato molto importante, uno studio di avvocati tra i più importanti di Milano ed è un grande oratore e si oppone a Mussolini. Si oppone a Mussolini e fa partecipe di questo suo antifascismo anche il figlio Leopoldo. Leopoldo però continua anche con questa passione per la montagna e partecipa a una seconda spedizione in Groenlandia, sulla costa est della Groenlandia, in zone praticamente mai raggiunte da altri alpinisti. La spedizione partecipano figure importanti della città di Milano, il conte Luigi Bonzi, il marchese Sommi Picenardi e qualche altro alpinista, ma Leopoldo Gasparotto è lui l'alpinista più importante. Incontrano Maltempo. Riescono comunque a fare delle salite e attenzione, il fascismo comincia a dubitare di questa persona perché nessun nome viene dato alle cime inviolate che ricorda in qualche modo il fascismo e i suoi personaggi. Il ritorno poi è drammatico, restano bloccati per una settimana in riva al mare perché il pack gelato impedisce alla nave, la Nihal, di raggiungerli. Tra l'altro, in quell'occasione il marchese Sommi Picenardi si ammalerà di tisi che poi lo porterà nel giro di pochi anni alla morte. Rientrano in Italia e vengono ricevuti come eroi, ma Gasparotto ha già fatto la sua scelta. E montagna e antifascismo si coniugano quando Gasparotto decide di andare a fare l'istruttore alla scuola militare alpina di Aosta. Qui il comandante è il generale Luigi Masini. Luigi Masini che diventerà poi un comandante militare partigiano. Alla scuola di Alpina di Aosta, secondo alcune testimonianze, Gasparotto comincia a fare proselitismo antifascista, approfitta delle salite in montagna e comincia a sondare tra gli ufficiali, a contattare coloro che dimostrano di essere non schierati apertamente con il regime. Il suo sogno è di trovare il modo di staccare una parte dell'esercito dal fascismo. Intanto i fatti precipitano. Nel 1943, il 25 luglio, Mussolini viene spodestato, ma e subito Gasparotto ed altri si dà da fare a Milano, è entrato in contatto ormai da tempo con il gruppo di Giustizia e Libertà che si è fuso poi nel Partito d'Azione. È molto amico di Ferruccio Pari e diventa in breve il comandante militare di Giustizia e Libertà. Cerca di organizzare la Guardia Nazionale, in cui coinvolge anche molti altri avvocati, molti altri alpinisti dell'area milanese. Ma quando, dopo l'8 settembre, i tedeschi di fatto invaderanno l'Italia, non riesce a organizzare una resistenza armata e quindi passa in clandestinità. Ha provveduto per tempo a portare al riparo la sua famiglia, la moglie Nuccia Colombo, anche lei personaggio che vedremo diventerà importante, e il figlio Pierluigi che è nato da poco, che ha già 8 anni, viene portato nella villa di Cantello e da lì viene fatto passare in Svizzera. Leopoldo poi farà accompagnare in Svizzera anche il padre, Luigi, che si è rifugiato dopo una fuga rocambolesca dalle guardie fasciste e naziste e si è rifugiato al passo del Pertus. Da lì viene preso dai collaboratori, accompagnato dai collaboratori di Leopoldo Gasparotto fino a Lugano, dove tutta la famiglia rimane, mentre
Leopoldo, in clandestinità ormai, sta cominciando a diventare un personaggio molto scomodo per i nazifascisti. Partecipa a molte azioni, il suo ruolo principale è quello di tenere un collegamento con le bande che operano in montagna. Opera sia con il gruppo dei partigiani delle Grigne, sia con altri gruppi partigiani nell'area bergamasca. È segnalato anche un suo contatto con il gruppo di Puecher nel territorio orbese. Le sue azioni si moltiplicano e mostra di avere molto coraggio e molta forza. Ma nell'ottobre del 1943, continua con queste sue azioni e sfugge alcune volte a situazioni estremamente pericolose, ma viene poi catturato. Viene catturato proprio in occasione di un contatto, con i partigiani, delle Grigne. La cattura di Leopoldo avviene in Piazza Castello, entra in un portone per salire nel luogo convenuto per l'appuntamento con i partigiani, lo aspettano, lo catturano, lo portano a San Vittore, lo torturano per farlo parlare, ma non riescono a piegare la sua forza. Anzi, a San Vittore diventa un punto di riferimento. Sono molte le testimonianze che raccontano del suo coraggio, della sua tranquillità, della sua mitezza. Arriva addirittura al punto che, come scriverà in quello che diventa il suo libro, poi il Diario di Fossoli, che addirittura al momento di essere trasferito da San Vittore a Fossoli, un militare austriaco gli si avvicinerà, gli stringerà la mano e gli dirà: "Arrivederci in tempo di pace. Speriamo che tutto questo finisca." Parte e qui si comincia a avere notizie di lui direttamente dal suo diario, un diario anomalo per il coraggio e per l'anticonformismo che rivela nel raccontare gli eventi. Parla di questo viaggio in cui sbirciano le fissure dei convogli ferroviari e vedono l'Italia martoriata, bombardata e capiscono che forse il fascismo sta per finire. Al campo di Fossoli Gasparotto diventa uno dei personaggi chiave, uno dei personaggi importanti. Viene indicato da molti come una figura capace di indirizzare gli altri. E questo suo ruolo gli costerà caro. Gli costerà caro il comandante del campo. Viene a sapere di alcuni possibili contatti con l'esterno di Leopoldo Gasparotto e decide di ucciderlo. Decide di ucciderlo e lo fa seguendo una strategia molto usata in quel periodo. Viene portato via con una falsa idea, falsa comunicazione di andare a fare un interrogatorio a Verona. Viene portato via senza neanche lasciare il tempo di vestirsi. Lui riesce a passare a un suo collaboratore gli appunti del suo diario di Fossoli e poi viene portato fuori, viene ammanettato. In realtà non va a Verona. L'idea è di portarlo al poligono di tiro del Cibeno, dove di lì a pochi giorni verranno uccisi tutti gli altri martiri di Fossoli, ma la macchina buca, allora viene fatto scendere dalla macchina, viene fatto incamminare per i campi, vengono allontanati una ragazza contadina e il padre, vengono fatti rientrare frettolosamente in casa. E mentre cammina su questo argine di un canale, viene ucciso con una raffica di mitra alle spalle. La morte di Gasparotto provoca subbuglio all'interno del campo. Il comandante si affretta a dire che è stato un atto isolato, che non succederà niente, ma di lì a pochi giorni ci sarà la strage di Fossoli, in cui in tre gruppi consecutivi verranno portati al poligono di tiro del Cibeno e verranno uccisi con un colpo di pistola alla testa molti partigiani appartenenti a tutte le forze dell'arco antifascista, cattolici, militari, comunisti, socialisti. Verranno appunto uccisi. Nel frattempo la notizia della morte di Gasparotto viaggia. Leo Valiani scrive, e dice che questo è un crimine di guerra che andrà perseguiti
gli autori di questo crimine di guerra. Nel frattempo, Nuccia Gasparotto a Lugano ha avuto il secondo figlio, quando Leopoldo è stato imprigionato a San Vittore, lei era già incinta e aspettava Giuliano. Nonostante i due figli piccoli, alla notizia della morte di Leopoldo, decide di ritornare in Italia, con il parere contrario di tutta quanta la famiglia, abbandona i figli in una nursery, vengono seguiti poi da amici e da collaboratori svizzera, e rientra in Italia. Rientra in Italia accompagnata da un'altra figura importante, Flavia Tosi. Flavia Tosi, che era una staffetta partigiana che aveva fatto più volte la spola tra la Svizzera e il Varesotto per portare notizie. Rientra in Italia e anche lei farà fino al 25 aprile questo ruolo importante di staffetta partigiana. Riuscirà a volte a espatriare in Svizzera per portare informazioni ai compagni espatriati. Nel frattempo, le notizie su Fossoli da parte del regime vengono occultate, i morti sepolti, viene addirittura negata la loro morte, si continua con la menzogna del trasferimento in Germania, ma dopo il 25 aprile, quando si comincerà a scavare nel campo di Fossoli, emergeranno i cadaveri. Nel frattempo, dopo il 25 aprile, Nuccia, che ha partecipato a molte azioni, e ha fornito i documenti a Sandro Pertini, che è rientrato e si sta occupando della resistenza a Milano. Nuccia, dal 26 aprile, è già a Fossoli con degli amici, compagni di Leopoldo Gasparotto. Scava in questa fossa dove di nascosto è stato seppellito qualcuno nel giugno del 1944, e lì viene trovato il cadavere di Leopoldo. Qui si chiude questa storia di questa figura così importante, qualcuno che poteva, per mezzi economici e culturali, avere, anche la possibilità di espatriare, di andare a vivere tranquillamente da un'altra parte, ma che invece decide di andare ad affrontare il fascismo. C'è una pagina che vi vorrei leggere, che è una pagina che mi aveva colpito moltissimo, con cui vorrei chiudere questa chiacchierata su Leopoldo Gasparotto. Leopoldo Gasparotto ha dimostrato di saper resistere alle torture, e forse questo è uno dei pochi momenti in cui sembra non reggere. Quando scrive questa pagina del diario, nel frattempo, in questi anni, il diario di Gasparotto è stato finalmente pubblicato da Boringhieri e curato da Mimmo Franzinelli. Il 15 giugno, pochi giorni prima della sua morte, scrive una delle pagine più belle e più tristi del suo diario. Passatempo. La terra di Fossoli è cretacea, compatta e dura, si frange in blocchi, se si compie uno scavo le pareti si rompono in screpolature frastagliate. Sono sceso nelle trincee. Poiché le pareti sono in parte crollate, ho immaginato di avere di fronte delle pareti dolomitiche. Mentalmente ho studiato su di esse immaginarie vie di ascensioni, per camini profondi o per appena pronunciate fessure, per spigoli verticali e creste aeree. Così il mio pensiero alla fine, ingannando l'occhio, mi ha fatto passare una mezz'ora davanti alla parete del Sella e ho sognato di sbucare sulla parete ombrosa al sole della cima. Qui, soltanto una volta in lontananza, il profilo delle colline appenniniche e mi è apparso. Dove sono le mie montagne? Per la prima volta da oltre 20 anni non sono in quest'epoca sulle guglie della Grignetta o della Presolana, sul nudo granito della Valmasino o sugli sterminati ghiacciai dell'Oberland Bernese o del Bernina. Quando rivedrò le montagne? Sento la nostalgia dei miei sci, della piccozza e del suono del chiodo che entra nelle scalfitture della croda. Qui il capocordata si arresta, spinge il corpo oltre lo spigolo, osserva la placca liscia, retta, trova una fissura, introduce il sottile e corto chiodo, pochi colpi di martello, moschettone nel chiodo e via, il passaggio è superato. Poi viene un facile cammino, pochi metri, ancora ed egli si trova su un comodo punto di riposo,
Altro chiodo e l'ordine al compagno di togliere il chiodo precedente e di avanzare. Ma nessuno avanza, nessun compagno di cordata mi segue. Sono qui, nella trincea, davanti la terra bruna che mi riporta sui lontani Monti Pari. Il legame di Gasparotto con le montagne è stato davvero importante. Questa pagina racconta la sua nostalgia, racconta l'amore per la montagna e come questo amore per la montagna si sia trasformato in qualcosa di coraggioso. Le sue capacità, il suo coraggio, la sua forza che aveva acquisito sulle rocce le ha messe al servizio del suo paese, del suo popolo, dei suoi compagni e questo gli è costato la vita. Spero che la figura di Gasparotto vi interessi.